Buongiorno a tutti. Allora, questa è la ricetta zero, diciamo, del canale di nutrizione che però sarà poi su JulieFly79, diventerà solo il canale dedicato alla nutrizione, benessere, salute, eccetera, eccetera. È 3 settimane che sto organizzando tutto, sto cercando anche di capire bene come funzioni la pagina creator di YouTube, perché come sapete sono negata nonostante quasi 9 anni di video, ma più che montare con Movie Maker e caricare i video e mettere le miniature, usare Peak College per fare qualche effetto, cioè proprio programmi da vabbè, ultra basic. Allora, oggi facciamo il pane nuvola, una delle varianti del pane nuvola, la versione lipoproteica. Le diete proteiche possono essere proteiche pure, glucoproteiche, lipoproteiche. Nelle diete proteiche possono incontrarsi le proteine con gli zuccheri oppure le proteine con i grassi, ma di questo argomento parleremo poi nel primo canale, andando con ordine, altrimenti si crea solo confusione. Fondamentalmente, quando si segue una dieta proteica, carboidrati o zuccheri o glucidi e proteine possono essere accostati, lipidi o grassi possono essere accostati in determinati modi e secondo determinate caratteristiche stabilite sulla base di tantissimi criteri, ma nella dieta proteica non si devono mai incontrare proteine più carboidrati più grassi all'interno della stessa giornata, altrimenti non è un'alimentazione proteica. Ne parleremo, non mettiamo troppa carne al fuoco. Allora, questa è la versione totalmente proteica, nel senso che va bene per la dieta chetogena, questa versione per la fase chetogena, quindi non inibisce assolutamente la chetosi. Parleremo anche di questo nel dettaglio, cos'è la chetosi, eccetera, eccetera. Questa proprio è la ricetta zero, così poi vi farò un video ask, mi chiedete tutte le cose che volete sapere e piano piano a partire da oggi comincerò a caricare poi video relativi alla nutrizione, alle ricette, alla salute, al benessere su JulieFly79 e vi lascerò il link nell'info box. Allora, questa è una versione lipoproteica perché contiene proteine e grassi, grassi derivanti dal tuorlo dell'uovo, in minima parte dal goccio di olio che viene messo solo per non far attaccare il pane. Questa è la versione che si cuoce in padella, nel mio caso nella solita crepiera, foriera di tanti mukbang notturni strani, stavolta niente di strano. Allora, gli ingredienti sono formaggio spalmabile. Io ho preso questo onestamente perché era in offerta 59 centesimi, ma è suggeribile prenderne una versione light ovviamente per avere un ridotto impatto di grassi. Però ne servono 2 cucchiai, se avete quello classico non succede niente, i lipidi non inibiscono la chetosi, ne parleremo, i grassi non inibiscono la chetosi. 2 uova, indifferente che siano piccole, medie o grandi, cambierà un pochino la consistenza del lievito per istantaneo. Poi vi farò la stessa versione con lievito di birra, questa qua è la versione che una volta preparata può essere direttamente cotta. Il cremor tartaro, allora, il cremor tartaro è un agente lievitante molto famoso negli Stati Uniti che fondamentalmente serve per stabilizzare e aumentare la lievitazione, per stabilizzare la montatura degli albumi. Ed è molto molto utile nella preparazione delle ricette per la dieta proteica, ma anche per gli altri tipi di ricette. Prima era difficile da reperire, lo trovate in farmacia, perché comunque è un prodotto che si trova in farmacia per altri utilizzi, ma quello della farmacia va benissimo, è anche più conveniente. Questo io l'ho comprato al Todis, lo trovate anche nei supermercati, però se lo prendete in farmacia risparmiate, perché se lo prendete in un supermercato normale costa molto di più del necessario, quindi io vi consiglio di comprarlo in farmacia. Io aggiungerò, perché li ho, 2 gocce di aroma crosta di pane di Flavorart e una goccia di aroma olio di oliva.
Mi sono appena accorta, tra l'altro, che l'aroma crosta di pane è finito. Ho parlato tantissime volte di questi aromi che i miei pazienti utilizzano, che io utilizzo perché, ragazzi, quando si fa la dieta proteica per un sacco di tempo, a un certo punto tutto diventa dello stesso sapore, quindi c'è bisogno di aiuto, ma anche di questo parleremo. Questi non sono assolutamente necessari, sono uno sfizio. Per prima cosa, ho lasciato le uova fuori dal frigo perché gli albumi per montare devono avere una temperatura ambiente, diciamo, non montano se non tra 18 e 25 gradi. Se sono freddi di frigorifero, non montano bene o non montano affatto. Il contrario della panna, che più fredda è, meglio è, non di congelatore, ma di frigorifero. Allora, adesso vado a dividere i tuorli dagli albumi. Metterò i tuorli qui, gli albumi nella planetaria. Però va bene un qualsiasi frustino, qua c'è la planetaria del tutor, io la sfrutto e adoro e prima o dopo dovrò avere una planetaria rosa preferibilmente, ma va bene anche nera, bianca, blu. Prima o dopo ce l'avrò. Allora, andiamo a separare i tuorli dagli albumi. Fondamentale, quando si separa il tuorlo dall'albume, se va un po' di albume nel tuorlo non succede assolutamente nulla. Se va un po' di tuorlo nell'albume è il dramma perché anche una piccola, minima quantità di grasso, che è quello contenuto nel tuorlo, renderebbe infattibile la montatura degli albumi. Adesso vado a separare i tuorli dagli albumi. Dai cinesi o nei negozi di casalinghi trovate un comodissimo farino se, che serve per separare perfettamente i cosi, ma potete farlo con un po' di attenzione a mano. Quindi separiamo i tuorli dagli albumi e mettiamo qui i tuorli e qui gli albumi. Allora, ho messo qui i due tuorli e qui i due albumi. Ora vado a mettere la punta di un cucchiaino di crema tartaro nell'albume. Si può fare pure senza crema or tartaro, se non lo avete. Un pizzico di sale. Per entrambi aiuteranno la montatura. E adesso andrò a montare a neve. Qui invece metto la punta di un cucchiaino di lievito istantaneo, in questo caso. Ma non solo un dramma, l'ho aperto adesso per praticità, e due cucchiai di formaggio fresco. Andiamo in questo caso ad occhio, l'unica cosa che varierà sarà la consistenza nel caso in cui le uova siano piccole, medie o grandi. Dai, scendi su. Riponiamo subito in frigorifero. Ora qui sarebbe da lavorare con le fruste, io lo lavorerò con la forchetta perché le fruste non ci sono, meglio avendo la planetaria impegnata, vabbè, a parte che comunque sia, vabbè, non ci sono le fruste, perché devo aggiungere le pipe pure nella ricetta. A questo punto qui vado a mettere le mie due gocce di aroma, aperte con i denti, due gocce di aroma olio di oliva, e vi ripeto, assolutamente non necessarie, e le mie due gocce di aroma pane crosta, che mortacci di pippo, è finito. Non sono assolutamente necessarie per fare questa ricetta. Il sale non lo aggiungo perché ho già messo il pizzico di sale qui. Adesso vado a montare gli albumi nella planetaria e intanto mescolo qui. Chiudiamo bene il cremor tartaro e l'agente lievitante con una mollettina per evitare che perdano il potere lievitante. Ci vediamo tra un pochino. Ok, ho mescolato, dovreste farlo con le fruste. Ho mescolato, adesso lo mescolerò fino a sciogliere tutti pezzettini di formaggio, i due tuorli con un quarto di cucchiaino di lievito istantaneo e un
so, beh, avete visto gli aromi. Adesso metto una goccia di olio di mais in questo caso, ma può essere anche di girasole, un po' di oliva, ma meglio di semi comunque, o di girasole, di arachidi o di mais. E lascio riposare intanto fuori nella planetaria, fuori perché la ciabatta con l'asciugacoltello sta fuori, quindi stanno montando vicino al computer, sentite forse il rumore, stanno montando gli albumi. Adesso finisco di rendere completamente liscio il composto, sembra una cosa lunghissima, in realtà è una stupidaggine. Comincio a scaldare la crepiera. In questo caso io utilizzerò questo per realizzare il panino, ma potete anche fare col cucchiaio, non c'è nessun problema. Adesso vado, aspetto che siano montati gli albumi e poi incorporo. Altra cosa, mi manca la leccarda delle capentole, quindi userò il cucchiaio con delicatezza, il cucchiaio di plastica, perché servirebbe le capentole, ma l'ho distrutto facendo un undercake con troppa foga. Ci vediamo ad albumi montati. Sembra quasi seria, eh? Non vi ci abituate. Non abituatevi. Ok, albumi montati. Quando le uova sono montate a neve, girando il contenitore, qui si rischiano le figure di merda. Non cade. Proviamo. 3, 2, 1. Non cade. Vedete? Questa è la prova che gli albumi sono montati a neve. Ok. Adesso andiamo ad unire. Ho preso il cucchiaio di plastica perché ve l'ho detto che non ho il leccapentole. Andiamo ad unire gli albumi montati a neve col composto. Ok, adesso dal basso verso l'alto per non smontare il composto, incorporiamo la parte degli albumi con la parte dei tuorli col formaggio, eccetera, eccetera, fino ad ottenere un composto omogeneo. Queste sono le frasi che si sentono sempre nelle ricette. Nel frattempo ho spento la piastra in modo che sia incandescente quando vado a inserire il mio composto, poi la riaccendo a fuoco basso, se no si brucia subito sotto. E cominciamo con la tragedia. Poi ci sono 2000 varianti, ci potete mettere dentro i pezzettini di basilico, il pepe, poco perché fa male, irritante, tutte le versioni, tutti gli aromi che volete, un trito di prezzemolo, origano, fresco, basilico, potete aromatizzarli come volete, ma piano piano tutte queste pucciosità ve le spiegherò. Ok, siamo pronti. A questo punto la piastra rovente, posiziono questo, ma non è fondamentale, solo per, e vado a versare il composto, riaccendo il fuoco, poi finisco di mettere tutto quello che è rimasto qua dentro. Qui c'è il mio quadernino delle ricette. Adesso finisco di mettere questo, mi servono due mani. Tra l'altro, guardate il quadernino delle ricette dietetiche, la copertina. Da, 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 da. Schifo la cipolla. Ma non c'è la cipolla, meno male. Beh, sono allergica per quello che mi fa orrore. Ok. Aspettiamo che si cuocia, ci vediamo tra 2 minuti, intanto finisco di aggiungere questa parte. Mentre il nostro panino è in cottura, panino, ho cambiato idea con la fondino per farvi vedere anche le varianti. Ho messo un pizzico di passata di pomodoro che avevo aperta, qualche seme di chia e dei pezzettini di basilico, e lo andrò a fare direttamente col cucchiaio per farvi vedere sia una variante aromatizzata, sia che non c'è bisogno di stofregno per farlo. Ora, quando adesso è rovente, però quando si riesce a staccare lo possiamo anche girare, però è il momento quotidiano di bruciarsi per la dottoressa dei pacchi.
Devo avere qualche tendenza autolesionista inconscia perché mi brucio dalle 2 alle 10 volte al giorno da anni. E ci vediamo fra un po'. Dovete prendere un po' la mano col fuoco perché le prime volte rischiate. Mi raccomando, l'antiaderenza dell'acciaio che andremo ad utilizzare per cucinare l'affare. Deve essere totale, evitiamo il teflon, ottime quelle di pietra, parleremo anche di questo. Oggi ricetta zero, prendete quello che viene perché è ancora molto liquido, come potete vedere. Io sto accendendo e spegnendo il fuoco di modo che il calore vada a cuocere anche la parte di sopra e copro anche con questo. Adesso ad esempio lo riaccendo. Però dovete solo impratichirvi una volta che prendete la mano, sia con le consistenze, poi potete aumentare o diminuire la quantità di formaggio, eccetera, eccetera. Una volta che prendete la mano, poi è tutta questione di pratica, come andare in bicicletta, non si dimentica più. Allora, dopo. Ho già fatto questa operazione comunque a cottura, quando vedete che l'ho girato con una paletta, quando vedete che comincia a dorarsi da entrambi i lati, cioè quando vedete che si è dorato sotto, togliete st'affare, dovete semplicemente fare così, poi questo lo mettete in ammollo con un po' di acqua, aceto bianco e bicarbonato, viene via tutto, girate. Ok, adesso lo facciamo a brustolire anche di qua. Ok, e poi facciamo questo che è quello che l'avanzo che era rimasto senza coso, senza il copapasta e fondamentalmente non serve a niente. Cioè, solo per dargli la forma rotonda, potete usare qualsiasi stampino resistente al fuoco che avete. Poi vi farò la versione al forno, la versione con lievito di birra. Ci sono 280.000 varianti di questo pane nuvola. Ci vediamo dopo. Continuo a dire ci vediamo dopo perché metto pause, sto usando la macchina fotografica dopo una vita che non la uso, è anche bella vecchiotta, però facciamo, cioè, ve l'ho detto, questo è il video zero. Poi mi dovete consigliare tutti i miglioramenti, tutto quello che. Vabbè, lascio a voi. Ai posteri l'ardua sentenza. Potrei anche continuare a dire ci vediamo dopo, visto che il montaggio risulterà un tutt'uno con Movie Maker. Però ci vediamo dopo. Ed eccolo qui, ragazzi. Adesso aspetto che si raffreddi così vi faccio vedere. Ve lo taglio in mezzo, ve lo farcisco come un normale panino. E adesso semplicemente con uno scottex, ovviamente bruciandomi, voi state attenti a non bruciarvi, ho semplicemente passato la piastra per togliere le bricioline del pane. Vedete che si toglie il bruciaticcio. L'ho rimessa sul fuoco, adesso questo cioè, lo vado a mettere, lo vado a inserire e stavolta credo che con questo facciamo una piadina, una specie di piadina. Così intanto vi butto lì delle idee e voi cominciate a valutare quello che può esservi utile. Vi faccio anche vedere per lavare questo acqua, bicarbonato e aceto. Adesso vi faccio vedere. Allora, acqua calda, mettiamo il nostro coso, bicarbonato che va ricomprato, c'era un po', e aceto. Questo è bianco di alcol, ma va bene anche bianco di vino. Ok, e così chiudiamo, lasciamo 15 minuti e verrà via tutto. Questi qui sono del Todis perché entrambi, vabbè, il Solvay è sempre il migliore, specie quello specifico per la frutta e la verdura, però ragazzi alla fine questo al Todis, ma lo trovate 69 centesimi al Todis, ci sarà da fare tutti dei video sull'aceto, l'utilizzo dell'aceto in casa, in cucina. Bla bla bla, pitipi patapà, del bicarbonato idem, dell'aceto di mele che ho già comprato il Todis quello grezzo perché cominceremo la cura per per il cambio di stagione per i capelli. Nel frattempo qui si è riarroventata, sposto e vado a versare
quello che era rimasto. Però mi servono due mani, quindi a dopo. Allora, ragazzi, ho tagliato un pomodoro che poi utilizzerò, che oggi viene Silvia. Ho tagliato il pane, il pianino a metà col coltello. Ho messo una fetta di pomodoro, un po' di origano essiccato calabrese. Andiamo a mettere un goccio di olio extravergine d'oliva, perché comunque è una lipoproteica, quindi ci può andare. Cioè, è un pane nuvola lipoproteico. Andiamo a chiudere. E qui abbiamo il nostro panino che mi si sta disfando in mano. Ok. Questo è un panino totalmente proteico con una fetta di, non proprio totalmente proteico perché la fetta di pomodoro ha un minimo di carboidrati, ma vi spiegherò poi qual è la soglia di carboidrati da non superare per non interrompere la chetosi. Di certo una fetta di pomodoro non la interrompe. Con l'avanzo, a cui ho aggiunto un cucchiaino di passata di pomodoro, dei semi di chia e del basilico, ho preparato questa specie di piadina. Che si deve raffreddare ancora un po' per poterla girare. Comunque, ci mettiamo, c'è una mezza sottiletta così nella dieta proteica bisogna creare, avere fantasia e variare, altrimenti vi rompete le palle, perché alla fine i sapori sono sempre molto simili. Quindi vado a metterci la mezza sottiletta. Così. Ci metto la mezza sottiletta light. Tutto con una mano, quando si è impediti già con due è un problema. Ci vado a mettere un'altra fetta di pomodoro, piego, mi servivano le due mani. Ho fatto un fagottino, appena si è abbrustolito sotto lo rigiriamo. La sottiletta si scioglierà, così voi avete due spuntini già pronti per poter degustare. Ok, adesso completo il piatto per fare la foto per la miniatura. Ci sto mettendo 4 ore a fare questo video, però spero di riuscire piano piano a riprendere i ritmi, perché io per anni ho fatto questi video ma sono un po' Ed fuori ecco qui, fase. Qui abbiamo il fagottino, quello dove abbiamo messo dentro la mezza sottiletta, la fetta di prosciutto, ci ho messo i pezzettini di pomodoro sopra la foglia di basilico che poi andrò a spezzettare, e qui abbiamo il nostro panino completo. Ci ho messo sopra così la decorazione per fare la foto e la miniatura. E buon appetito. Ciao. E ricordatevi poi, con tutte le declinazioni, l'eccezione della frase, cominciate a memorizzare il concetto che se cammina è proteina, se dalla terra è nato è carboidrato. Ciao!